La situazione dell'Italia continua a essere molto pesante e in questo contesto il nostro paese è abbandonato totalmente dall'Europa. Nulla di nuovo. Noi della Lega denunciamo da sempre che questa Europa è totalmente disinteressata alle esigenze dei cittadini italiani. Ora che stiamo affrontando una gravissima emergenza sanitaria, ci attendevamo però uno scatto di responsabilità e solidarietà. E invece, come al solito, la Commissione si piega alle scelte e diktat della Germania. Persino europeisti convinti, come Monti e Prodi, si lamentano dell'inadeguata risposta dell'Europa di queste settimane. E poi dobbiamo dircelo, è assolutamente tragicomico l'atteggiamento del PD e dei 5 Stelle. Fanno quelli indignati e si lamentano di una commissione lontana dalle necessità di imprese e famiglie. Ma è bene ricordare una cosa, visto che qualcuno fa lo smemorato. La Presidente della Commissione von der Leyen è stata appoggiata con convinzione dal PD e i grillini sono stati decisivi nella sua elezione. Quindi il governo deve solo vergognarsi. È grazie a loro che ci ritroviamo questa commissione che se ne frega degli interessi degli italiani. È grazie a loro che abbiamo un'Europa che ha negato per settimane respiratori e mascherine all'Italia. È grazie a loro che vogliono imporci il cappio del MES e toglierci la sovranità. È grazie a loro che ci vogliono costringere a rispettare parametri, vincoli di ogni tipo, gli zero virgola. È grazie a loro che ci impediscono di usare i nostri soldi per far ripartire il Paese. Conte, Di Maio e il PD dovrebbero chiedere scusa al nostro paese. Votando la von der Leyen e appoggiando la solita Europa che si fa dettare l'azione dalla Germania, hanno di fatto tradito il popolo italiano. Con questi sciagurati in Italia e in Europa continueremo ad essere sotto scacco. Qualcuno non capisce che vogliono farci finire come la Grecia, sfruttando l'emergenza coronavirus. Dove sono finiti quelli del più Europa per tutti? C'era persino qualcuno del PD che diceva che sarebbe stato utile cedere ancora più sovranità all'Europa. Ora i fenomeni del PD arrivano persino a dire che si dovrebbero dare impegno a alcuni immobili pubblici o asset fondamentali come porti e aeroporti. È sempre più evidente che questa Unione Europea a trazione tedesca va assolutamente ribaltata. Siamo stanchi degli zerbini europeisti. Abbiamo di fronte un'Unione Europea che ti lascia da solo, una Germania che ti mette due dita negli occhi e una Commissione che ci dice «Vabbè, dai, rivediamoci tra 15 giorni». Abbiamo bisogno di una ricostruzione senza precedenti, di uno sforzo collettivo. Noi siamo stanchi dei ricatti dell'Europa e di chi non ha coraggio in Italia.